Sono ore cruciali per Severodonetsk, nel centro esatto del Donbass, dove in questo momento si concentra l'offensiva russa. Anche ieri il Cremlino ha annunciato di aver preso il controllo praticamente dell'intera città, ma la resistenza ucraina resta ancora una spina nel fianco. È qui che si decidono le sorti di tutto il fronte orientale e questo Kiev lo sa benissimo. Per questo continua a sostenere la sua prima linea, che per il momento riesce a difendersi, ma non si sa ancora per quanto. L'esercito russo blocca i rifornimenti e nelle trincee cominciano a scarseggiare armi e munizioni. Severodonetsk è ancora in piedi, ha detto il presidente Zelensky, ma serve l'aiuto dell'Occidente. Armamenti anche pesanti che adesso pure la Francia, dopo Gran Bretagna e Stati Uniti, si dice disposta a fornire. Non l'Italia, almeno per il momento, che però invierà nei prossimi giorni blindati, obici e cingolati M130 per il trasporto truppe, così come stabilito nell'ultimo decreto interministeriale sul sostegno militare all'Ucraina. Il terzo varato dal governo ormai un mese fa. La battaglia infuria anche a Kharkiv, più a nord, nell'oblast di Zaporizhzhia, che segna il confine sud-occidentale del Donbass. Qui però l'esercito ucraino riesce a contrapporsi con maggiore efficacia, riuscendo a tenere le posizioni anche nell'asse di Mykolaiv, ultimo bastione prima di Odessa. Intanto la Corte Suprema dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk ha condannato a morte due mercenari britannici e un nordafricano catturati mentre combattevano con l'esercito ucraino. Il premier inglese Johnson si è detto estremamente preoccupato, sono prigionieri di guerra e per questo tutelati dalla Convenzione di Ginevra. Nel frattempo allarma la situazione sanitaria a Mariupol. Nella città conquistata dai russi dopo un lungo e sanguinoso assedio sarebbe esplosa una pericolosa epidemia di colera, spinta dal caldo, dall'acqua contaminata da batteri e vibrioni che proliferano anche a causa dei cadaveri, migliaia rimasti in strada o sepolti in maniera approssimativa. Un'emergenza che Mosca non vuole trascurare, per questo ha già messo in quarantena diverse zone della città.